Lick, ben ritrovati miei cari avventori dell'Ujona Barcaccio. Siniša Mihajlović ha parlato nella conferenza pre-gara di Bologna-Verona, che ricordo si giocherà domani pomeriggio, quindi 16 gennaio alle ore 15, e ha detto delle cose molto interessanti, una che secondo me è anche passata inosservata, ma qui non è passata inosservata e la rimarcheremo alla fine di questo video, ok? Ma prima di iniziare e vedere che cosa ha detto Siniša Mihajlović, miei cari avventori, vi rammento, clic, iscriviti al canale dell'Ujona Barcaccio, fai conoscere questo luogo a tutti i tuoi amici di Fede Rosso Blu, inoltraglielo per WhatsApp, per Telegram, per Facebook, per Twitter, per TikTok, va bene? Ok? E lascia sempre un mi piacino ai video dell'Ujona Barcaccio. Allora, va detto che è una conferenza con aspetti positivi e molto positivi e altri negativi, molto negativi. Andiamo a vedere perché dico ciò. Allora, gli aspetti positivi è che non me l'aspettavo, nel senso che ho visto un Mihajlović costruttivo ai microfoni e quindi bravo Siniša Mihajlović che hai lasciato la tua provocazione a casa, va bene, hai risposto in maniera adeguata a tutte le domande che ti si sono state fatte e l'hai fatto comunque in maniera consona, per l'appunto, non andando oltre le righe. Forse questo gioca anche fatto che, sapendo la situazione del Bologna che sta vivendo, riesce anche a capire che più di tanto il galletto è in questo stato è meglio non farlo. Quindi molto positivo il fatto che percepisca tutto sommato un Mihajlović sereno, o se vogliamo scavallato, nel senso che ormai sarà probabilmente come si dice, ormai è si è preparato al peggio, probabilmente, adesso non mi viene il termine che sto andando a cercare, ma comunque ci siamo capiti, sa già che la situazione è un po' naufragata, pertanto quando ormai sei in mare aperto con la nave che oscilla, sei pronto a tutto e quindi ti armi di pazienza e cerchi di vedere se si riesce a salvare il salvabile. Questo percepito in Mihajlović, quindi vedo Mihajlović sereno, ok? E domani appunto andremo ad affrontare, come dice lui, la compagine del Verona che gioca bene, ok? Con ritrovati uomini, perché quello che lui finalmente dice, anche altro aspetto molto positivo, dice: da domani si ricomincia a fare ciò che sappiamo fare, ok, e abbiamo recuperato praticamente tutti. Quindi molto bene che l'abbia sottolineato, perché è arrivata l'ora di dire basta agli alibi, e finalmente anche Mihajlović l'ha capito, e questa frase, che sono sue testuali parole, ok, è molto importante che l'abbia proferita. Dice anche che domani serviranno tre caratteristiche per riuscire ad avere la meglio sopra il Verona, e cita l'umiltà, e dice l'umiltà di mettersi in discussione, ok, perché se ad oggi siamo nel punto in cui siamo, allora vuol dire che qualcosa di sbagliato è stato fatto, e noi tutti, quindi Mihajlović compreso, bisogna appunto mettersi in discussione, perché ci vuole l'umiltà di comprendere, di cercare di capire e di cambiare. Secondo me questa è anche una stilettata che dà al comparto dirigenziale, almeno me lo auguro, per darsi una bella svegliata anche in ambito mercato. Quindi dice: ci vuole umiltà, ci vuole coraggio, cioè scacciare la paura se esiste, perché è ovvio che quando arrivano una serie di risultati non congrui a quello che ti saresti aspettato, e cito le ultime 8 partite, 3 pareggi, 3 sconfitte e 5 pareggi, ok? Quindi dice: bisogna metterci coraggio per scacciare la paura se e qualora esiste. E la determinazione, cioè cita, ritrovare la disperazione di vincere le partite a ogni costo. Queste sono tre indicazioni che sicuramente si sarà un attimo studiato a tavolino, ma va bene, ok? Ed è un pacchetto che mi è piaciuto di ciò che ha detto Siniša Mihajlović oggi in conferenza. Altresì non mi è affatto garbato quando dice
che bisogna mantenere i propri principi giocando come stiamo giocando, afferma. Dice testualmente, dobbiamo mantenere i nostri principi giocando come stiamo giocando. Perché non mi piace? Uno, perché mette in discussione l'umiltà. Se tu per primo dici che bisogna mettere in discussione ciò che si sta facendo, ok? Se tu per primo poi mi dici che bisogna mettere in campo i principi che sappiamo, cioè quelli di possesso palla, creare occasioni per fare un gol più degli altri e non preoccuparsi di non prenderne, non è proprio, non collima proprio in maniera fantastica con quello che quanto hai detto. E suffragato dal fatto che mi dice giocare come stiamo giocando, insomma, io vorrei anche sottolineare a Mihajlovic che è da Crotone incluso, dove nonostante la vittoria abbiamo incominciato a giocare in maniera veramente deficitaria. Quindi io direi che non è proprio vero che bisogna giocare come stiamo giocando, bisogna ritrovare lo smalto che abbiamo perso. E quindi questo invece è una nota molto preoccupante, perché dà l'idea di un Mihajlovic che non sia forse conscio appieno che la squadra è calata da un punto di vista di gioco. Sembra che non lo voglia vedere, o quantomeno, mi metto anche nei suoi panni, non vuole darlo da vedere alla stampa comunque. Spero quantomeno che lui in fondo a se stesso lo sappia, perché dire che bisogna continuare a giocare come stiamo giocando vuol dire non avere la bussola di quello che è il Bologna oggi, ossia quello che si è visto contro il Genova, una squadra veramente che ha smarrito la rotta, un possesso palla sterile. Tra l'altro la parola sterile è una parola che anche Mihajlovic ha voluto riprendere in questa conferenza stampa, segno tra parentesi che è un caro avventore dell'Usione a Barcalcio, va bene, ok. E quindi insomma la situazione è questa. Un'altra cosa che non mi è molto piaciuta è quando gli hanno chiesto di Sabatini delle sue parole, se le avesse sentite, e lui dice che non segue i giornali, non segue le TV, e che quando lui le cose vanno male fa un po' come faceva Margaret Thatcher, che lui dice mi isolo e guardo dei bei film. A me sembra quantomeno grottesco che Mihajlovic non sappia delle parole di Sabatini. Mi sembra non possibile obiettivamente, e da qui si capisce, secondo me, una cosa ben più grave, che è quella che vuole davanti alle telecamere dire le cose non per quelle che sono. Perché dire che lui non segue le dinamiche societarie è molto grave, perché non so se fosse più grave credere al fatto che lui si guardi un bel film, ok, o credere al fatto che lui si disinteressi completamente e anzi che venga a dire la verità in questi termini, perché sarebbe preoccupante. Mi auguro che non sia così. Gli chiedono su Soumarò e lui ha detto che è un giocatore che atleticamente è un po' messo indietro, che però si vede che ha del grosso potenziale, che in questo momento gli stanno facendo vedere dei video e si allena, e che presto potrà darci una grossa mano. Gli chiedono su Scouten e sull'errore che ha commesso Genova, e lui ribadisce un concetto molto chiaro che noi tutti ne siamo consci: il Bologna senza Scouten è una cosa, il Bologna con Scouten è un'altra, ed è meglio assicurarsi che sia in campo, perché è molto meglio un Bologna con Scouten piuttosto che senza. Un episodio ci può stare, tutti possono sbagliare un pallone, ok, non mettiamo la croce addosso a Scouten per questo, e quindi concordo con Mihajlovic. Chiosa finale su Svanberg, che forse in pochi se ne sono resi conto, ma praticamente adesso ha praticamente annunciato che a giugno Svanberg sarà con tutta probabilità un giocatore che vestirà rosso-nero, perché non so se si sia lasciato sfuggire. Andrà via, ma andrà a Milano a giugno, adesso a me interessa l'oggi, e quindi se andrà a Milano e poi si corregge, se resterà a Bologna o andrà in Svezia, poco mi importa, io adesso sono concentrato qui nel presente, e aggiunge anche perché non so nemmeno se ci arriverò a giugno e a pensare al prossimo anno. Quindi, insomma, ha detto a mio avviso che si è lasciato sfuggire che la trattativa Svanberg, secondo me, al Milan in realtà è un qualcosa di molto più avanzato
di quello che non ci vogliono far credere. E secondo me il campanello su tale avvenimento è del fatto che tutto ad un tratto Dominguez sembra aver scavalcato Svanberg, per l'appunto. E domani, guarda caso, a questo punto mi aspetto una mediana Scout and Dominguez. Vedremo se non avrò ragione. Perché appunto Svanberg è ovvio che rimarrà un giocatore del Bologna fino a giugno, è ovvio che ci punteremo perché è uno tra i più in forma e comunque tra i ragazzi più interessanti che abbiamo in società, però sicuramente a questo punto, se è vero che l'hanno piazzato a giugno al Milan, vorranno forse fare più leva sul fare sbocciare anche Dominguez. Quindi prevedo per Svanberg la terza scelta, se così fosse, a centrocampo in mediana. D'ora in poi mi aspetto di vedere sempre più giocare Dominguez, e se così sarà, forse allora questa chiosa finale di Mihajlovic su Svanberg è qualcosa di più che reale. La situazione è questa. Pronostico per domani. Allora, prima di sentire Mihajlovic parlare ero più pessimista, poi mi voglio lasciare trasportare dalla sua serenità e voglio pensare che domani ci possa essere una prova veramente di orgoglio da parte della squadra. Laddove non ci dovesse essere, sarebbe veramente notte fonda, perché dopo avremo Juventus e Milan, e quelle sono partite che, arrivando a giocarle in un momento come quello in cui potremmo arrivare a giocarle, ragazzi, si salvi chi può. Quindi domani io voglio prevedere una vittoria. Domani si vince per 2-1, va bene. I gol saranno una doppietta del ritrovato Musa Barro, va bene? Domani si vince 2-1 con doppietta di Musa Barro. Miei cari avventori, qui sotto nei commenti ditemi il vostro risultato esatto più i marcatori del Bologna. Attivate il campanaccio pastorale, perché vi ricordo domani dopo la partita esserci ovviamente il video post partita, dove andremo ad analizzare quello che è successo a caldo, e domani mattina vi avviso che uscirà un video veramente da tenere sott'occhio, e mi raccomando ai cardiopatici prendete la pillolina per sicurezza, perché è un video dai contenuti forti. Quindi tenete sempre sotto mano Illusione a Barcalcio, e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.